stiamo uscendo a prendere la macchina che domani andiamo alle cascate del Niagara. Andiamo. Andiamo. Ha preso la macchina, sì. E la regina è tipo in minuscola. E mi sento come se non ho mai guidato. Io l'alzerei sto sedile, lo so tu, ma lo alzerei. Allora ricordati che lì c'è un acceleratore e un freno e basta, perché sì, sono automatiche. Hai mai già guidato una macchina automatica? Che ce l'abbiamo fatta, un attimo che mi rimetto. Ok, dobbiamo fare tre stop e poi a sinistra. Siamo in giro con la nonna che guida. Con la nonna. Staremo andando se no a 20 km orari, 40. Cos'è successo? Siamo in coda, anche in Canada ci sono le code. Ok, vale, adesso prendiamo l'uscita verso Barry, che e poi esatto, e poi e poi sempre dritto, ma dritto che nel senso che non c'è neanche una curva, cioè proprio dritto dritto. Quindi schiaccio l'acceleratore e basta. Quindi se prima dovevi girare lo sterzo e accelerare, adesso accelera e basta. Adesso accelera e freni. Appena arrivati a Barry e piove. Barry Hill Farm. Volevamo andare all'arboretto, no all'arboretto, ma al Centennial Park. Giustamente, però con la solita fortuna che ci ritroviamo. Piove. Piovere, piove. E niente, adesso vediamo se appena arriviamo smette. C'è quello che è sulla strada che va. Ma dove cavolo è? È uscito da... Ma quello l'hai visto? Cioè, sì, l'ho visto. È sulla terra. Oh. Cade a registrare. Penso che siano stati $15.20 peggio spesi della nostra vita. $5.20. Sì, $5.20. Sì, per mezz'ora. Per mezz'ora. Era molto economico. Comunque
sarebbe stato anche carino, perché comunque è carino questo laghetto, sì. Però $5.20 per solo a mezz'ora è un po' tanto. Cioè, poi cioè, capisco se sei in una grande città dove c'è un sacco di roba da vedere, ma però faccio di lungo l'anno, cioè fanno pagare $10 al giorno. E poi sei a un'ora da Toronto, cioè non è vicinissimo. Comunque vabbè, è un posto carino, ma non ne vale la pena. No, decisamente. Adesso proviamo a andare. Una stella, due stelle. Due stelle. All'arboreto. Arboretum. Vediamo se si può fermare, se no torniamo a Toronto. Abbiamo trovato un parcheggio gratis. Oh mio Dio! Dove siamo, Vale? A Barry. E dove siamo adesso? Arboretum. E adesso di preciso dove siamo? Al Tranquility Garden. Ah, ecco. Adesso vi mostriamo il Tranquility Garden. C'è La Vale è stata appena punta da una zanzara. Sì, mi ha punto la prima zanzara canadese. A me penso la 50esima. Ecco. Io ho avuto la mia prima esperienza con una zanzara canadese, che sono uguali e cattive come quelle di qualsiasi altro paese. Solo che parlano due lingue. Quali? Tre lingue: francese, spagnolo e inglese. Aggiornamento. Ecco, mi ho chiamato Avis e quando ha risposto alla telefonata mi ha detto in inglese tutte le varie cose, poi in spagnolo: si quiere parlare in español pulse dos. E io tipo: ma siamo in Canada? Il francese non me l'ha chiesto. Stai filmando, ti denuncio. Sì. Dov'è la mia? E ora dove si va, Tony? A casa. Toronto. Torniamo a casetta. C'è il primo dosso canadese. Oggi siamo ad Hamilton, facciamo il tour delle cascate. La prima che è esce da uno scarico del gabinetto, probabilmente. Un tuffo della foglia. Bello la cascata. Da notare anche queste bellissime banchine che non hanno alcuna logica. Il centro commerciale, che è dove ci sono tutti scappati dalle case di riposo, parlano tutti italiano. Siamo arrivati in Italia. Poi c'è il lago. La
Niagara Waterfall. Man vs. Donuts! Grimms.
andiamo a riconsegnare la macchina. Come far benzina in Canada? Complicato. Come tutto. Si conclude qui il primo road trip canadese. Davvero. Siamo così in arrivo in via strada. Esatto, dove riconsegneremo la macchina. E... è stata una bella avventura. È stata una bella avventura. Ci rivediamo. Appena consegniamo la macchina. Da notare che siamo via strada. Secondo tentativo. Esatto, ci riproviamo. C'erano dei lavori in corso davanti all'entrata del nostro amico, quindi buona la seconda. Puoi andare che quelli sono in attesa di... possiamo infilare qui dentro e non ci possiamo infilare. Terzo round. Ce la abbiamo lasciato la macchina alla fine alla chiesa e quando abbiamo chiuso la macchina e parlato col tizio hanno finito di lavorare, però ormai era troppo tardi, abbiamo chiuso le chiavi nel bagagliaio e quindi niente, speriamo bene.